di realizzare attività per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni storico-culturali locali, che non possono, è un'attività, un progetto che sicuramente avrebbe le gambe corte se non fosse sostenuto. Siamo 12.000 donne in Italia e anche all'estero, è una federazione allargata all'Italia e a molte nazioni nel mondo. Dava di Battipaglia si occupa della sua memoria storica e quando il professore Pizzolanti mi ha fatto questa proposta l'ho trovata bellissima. Ho avuto la fortuna di avere avuto la collaborazione del professore Cestaro, che di Battipaglia è la memoria storica, è una persona profonda che ha dato alla cultura tutto se stesso, che continua a darla con entusiasmo e che certamente stasera, quando ci parlerà delle masserie, cioè di questo che possediamo, che è nostro, che i ragazzi devono amare, prima di tutto come loro memoria storica vicina, poi si indagherà su altre cose che si potranno far conoscere, ma i ragazzi di Battipaglia, i bambini, i giovani, devono amare questo passato, perché nel rispetto del passato che si amerà il presente e si creerà il futuro. Quindi ancora una volta il mio ringraziamento va a tutti i giovani di Battipaglia che ci seguiranno, speriamo, in questo percorso che comincia oggi e che proseguirà fino alla fine dell'anno, con tante bellissime associazioni, tutte entusiaste, tutte capaci di suscitare l'interesse. No, ho solo da dirvi che la scuola veramente è aperta ed è una scuola che procederà bene, perché la conoscenza non è fatta di memoria o di cose imparate senza capire. I ragazzi percorreranno questi loro vari momenti, ma dovranno capire che il sapere si cerca, che la vera cultura è crescita, che è inutile imparare cose stupide che non rendono niente, ma che quando si percorre con entusiasmo la conoscenza delle cose si arriva a una crescita che porta via quei valori vuoti che nei giovani fanno assistere oggi a tante cose orribili. Io penso che la gioventù è la nostra forza sempre in questa epoca, nel futuro, se la gioventù non è più piena di ideali, poveri. Thank you.
nostro spazio si esaurisce. Ci congediamo da voi, prima di congedarci però voglio presentarvi il gruppo, perché è giusto che sono tante persone, quindi conosciate tutti quanti. Allora abbiamo al chitarra battente il maestro Tonino Del Canto, alle fisarmoniche i maestri Peppino Ricciuti e Giuseppe Greco, al flauto c'è Laura Carrafiello, ai violini Carla Cavalca e Roberto Olivieri, hanno solo 16 anni, stanno con noi, li stiamo cercando di far crescere con la musica popolare, alla chitarra classica e mandolino il maestro Ciro Iodice, al basso il più piccolo del gruppo, che nonché mio figlio, è Nico Del Priore, a 15 anni. Le voci meravigliose di questo gruppo sono di Antonio D'Auria, che è il nostro presidente, e grazie a Doriello, che è sua moglie. Io sono Umberto Del Priore, grazie veramente di cuore, vi lasciamo con la dolce nera di Fabrizio Di Andrea.